No, ok. Allora, quello che si intende per DSL, Domain Specific Language, ovvero linguaggi specifici appunto di un certo dominio di applicazione. Quindi l'idea che c'è alla base di Scala è che l'API che io espongo agli utilizzatori dovrebbero, quanto più è possibile, riflettere la nomenclatura degli oggetti e del dominio in cui sto lavorando. Quindi se sto scrivendo un'applicazione di trading, dovrei utilizzare tutti i nomi tipici a cui sono abituati i business analyst che analizzano applicazioni di trading, e il codice risultante dovrebbe essere quanto più è possibile leggibile anche da queste persone. Insomma, l'idea finale qual è? A me personalmente è capitato, e in questa cosa ci mi credo molto, a me personalmente è capitato che tanti progetti falliscono per un motivo molto semplice, perché ci sono parecchie incomprensioni tra quello che il business analyst ha in mente e quello che il programmatore capisce, e quindi il business analyst ha in mente una cosa, magari non la so spiegare troppo bene, perché io penso che quando c'è una comunicazione tra chi dice una cosa e chi l'ascolta, il 90% delle volte, se c'è un problema di comunicazione, il problema è a carico di chi la dice la cosa. Però insomma, quello che mi è capitato anche personalmente che il business analyst pensa una cosa, magari la dice male, magari il programmatore la capisce male, ma insomma il risultato finale è una roba che è difforme da quello che il business analyst aveva in mente. Allora l'idea del DSL qual è? Non è ovviamente quella di mettere in condizione il business analyst di programmare, ma è quella di mettere in condizione il business analyst di leggere il codice, non un documento che spiega come è fatto il codice, perché poi lo sappiamo come va a finire. Non un documento, lasciate stare i documenti, di leggere il codice e il business analyst non sarebbe capace probabilmente di scrivere quel codice, altrimenti verrebbe rubato il lavoro e la cosa non ci piace. Non sarebbe capace di scrivere quel codice, ma sicuramente, o almeno per quanto più è possibile, dovrebbe essere capace di capire che si è scritto là dentro dal punto di vista di business e validarlo. Ok, quindi questa è l'idea del DSL. Poi magari se avete voglia vi faccio vedere anche in Java come ho applicato questa idea con il mio progettino. Sì, qualcuno lo conosce? Ok. Insomma, un po' di utilizzo ce n'è, ho fatto un po' di tocchi in giro pure su quello. Settimana prossima vado a parlare a Stoccolma, insomma, sì. Mi sono divertito ed è stato utile. Ok, allora, passiamo all'esempio che vi dicevo. Vabbè, qui non sto facendo niente di fantascientifico, ho fatto una semplicissima applicazione, come vedete ho fatto un singleton, un object che si chiama demo, e estendendo credo sia un thread, thread application. Sto dicendo praticamente che questo object in realtà è un main, quindi è esattamente equivalente al fatto che se avessi scritto un metodo statico main, come siamo abituati in Java. E ancora una volta quello che succede è che il body dell'oggetto è il body del costruttore, quindi quello che sta fuori da tutti i metodi è parte del costruttore. Quello che fa Scala quando lancia un oggetto che serve application è quello di invocare il costruttore, e il risultato è che
che ho stampato il lavoro, niente di fantascientifico. Allora, proviamo un attimino a utilizzare un paio delle cosine che vi ho raccontato, durante la chiacchierata di oggi, che sono il carry, ovvero quella cosa che raccontavo prima di poter sostituire la funzione con un blocco tra parentesi graffe, e la conversione implicita di tipo. Ok, vediamo la prima. Allora, magari per qualche motivo nel mio codice ci sono dei pezzi di codice che spesso mi capita che voglio eseguire due volte. Quindi io voglio, adesso scriverò un piccolissimo DSL che mi permette di scrivere in maniera human readable, leggibile da una lista, i cicli. E quindi quello che mi piacerebbe è che nel mio linguaggio ci fosse semplicemente una keyword twice, per cui tutto quello che sta all'interno del blocco twice viene eseguito due volte. Come si fa sta roba? In Scala è molto facile. Faccio un mitodino twice che prende in input una funzione che trasforma nessun parametro in niente. Tipo run con Java, come chiamate run, che non prende niente e ritorna niente? Sì, esatto, che non prende nessun parametro e ritorna volte, sì. Ma quello che succede semplicemente è quello che avete capito, lo voglio fare due volte, faccio F e poi penso un po', lo rifaccio di nuovo. Ok, e quindi l'effetto finale è che è quello che vi stavo raccontando. Quello che succede ovviamente è che la parte, diciamo, di costruzione del DSL non deve essere leggibile dal business analyst, per il motivo che vi dicevo prima, pure noi dobbiamo fare qualcosa, no? Ma invece la parte di business, ovvero questa azione deve essere fatta due volte, voglio che il business analyst sia in grado di leggere. E come vi dicevo prima, questo blocco di codice questo è un blocco di codice, quindi ci posso scrivere dentro quel che voglio io, per esempio ci posso scrivere twice un'altra volta, vabbè, l'effetto è evidente, me lo scrivo quattro volte. Posso andare un pezzettino avanti, invece di avere una funzione che fa solo due volte una cosa, vorrei averne una mia keyword, perché vedete com'è, è quasi come se avessi aggiunto una nuova keyword nel linguaggio. Voglio avere una nuova keyword che invece di potermi, di farmi fare dei cicli solo due volte, me lo può fare quante volte voglio io. Magari una roba così, che in questo caso lo fa tre volte o quante volte gli scrivo come parametro. Questo è facile. Stavolta ho due parametri, uno è il numero di volte che voglio ripetere il ciclo, inoltre la stessa funzione che avevamo prima. Uso di nuovo ancora qui la ricorsione, quindi se n è maggiore di 0 faccio f e poi rifaccio times passandogli n-1 e di nuovo f. Ok, seguo ovviamente. Ok, ultimo passettino, magari c'ho un business analyst deficiente, times aperta parentesi 3 chiuso parentesi, non lo capisce, però sfido
che non capisce sta roba qua. Questo lo capisce, no? Ok, quindi vorremmo che nel nostro DSL ci fosse scritta sta roba qua 3 volte, ok? Come facciamo? Ovviamente 3 non ha un metodo times, lo dobbiamo creare noi con una conversione implicita di tipo. Quindi io mi faccio una mia classina, scusate, una mia classina che chiamo per esempio loop, che prende che ha nel costruttore un intero del numero di volte in cui voglio fare il loop, e poi c'ha il metodo times, vabbè, il numero di volte gliel'ho dato nel costruttore. Faccio prima a richiamare quello che mi sono scritto già, passando gli n ed f. Quello che mi manca ovviamente è la conversione implicita, quindi devo avere appunto una conversione implicita da un intero a un looper. Io il metodo lo chiamo intoLooper, ma potete chiamarlo pippo, non è quello che è una discriminante. Quello che è importante è che trasforma un intero in un looper. Facendo semplicemente sta roba qua, ok, e quindi il risultato, vedete, adesso IntelliJ, vabbè, me lo sottolinea per evidenziarmi la conversione implicita, quindi effettivamente vedete che sto chiamando sto metodino qua, ma insomma il risultato è di nuovo quello di prima, però stavolta ho scritto 3 volte dentro un altro blocco che mi dice che quel pezzo lì l'ho fatto twice, 2 volte. Ok, ultimissima cosa, posso evitare di scrivermi questa classe looper, posso fare una classe implicita, nel senso che posso fare una roba del genere. Ok, la classe looper in realtà non mi serve, l'ho fatto esattamente la stessa cosa che ho fatto prima, ma con una classe implicita, che in realtà l'unica cosa che c'ha è che sappiamo che ha un metodo times che fa sta roba qua. Non ha un nome sta classe, e io sto trasformando un intero di questa classe che ha questo metodo, e con questa conversione implicita lo sto istanziando. L'unica cosa, come vedete, ho dovuto spostare questo statement più in alto, perché se usate questa conversione qua, la dichiarazione deve venire prima dell'utilizzo, e quindi dovrei ottenere lo stesso risultato che vi dicevo prima. Ok, quindi questa è l'idea di Scala, un po' di KRI, un po' di implicit conversion, magari un utilizzo furbo delle tuple, e si riescono a fare queste cosine qui. Io ho una domanda. Dimmi. Scala supporta il paradigma funzionale, scusami, molto la ricorsione. Sì. C'è la table optimization, perché in Java normale non c'è. La table recursion, vuoi dire? Sì. Ok, sì. Okay, sì. C'è. Sì. In questo caso, per esempio, sta facendo table recursion, perché